Buongiorno cantanti! Allora, oggi ci occuperemo di muovere i muscoli della faccia. I muscoli della faccia sono molto importanti, noi dobbiamo sentire che ogni muscolo può muoversi come vuole, però dobbiamo imparare anche un pochino a riconoscerli. Allora, prima di tutto sciogliamo la faccia. Apriamo tutto. Chiudiamo. Apriamo. Chiudiamo, apriamo, chiudiamo, insieme esercizio di respirazione, ah, sospiro di sollievo, ancora, ah, sospiro di sollievo. Adesso dobbiamo provare a sciogliere anche la lingua, come abbiamo già visto nel video precedente. Fuori la lingua, quindi la srotoliamo fuori, la arrotoliamo dentro. Finché non la mettiamo in posizione di riposo, così. Lingua appoggiata bene. E quando è in posizione di riposo, la punta della lingua si appoggia naturalmente sui denti di sopra, nella parte interiore dei denti di sopra. Noi respiriamo col naso e ci rilassiamo. La nostra respirazione deve avvenire in modo naturale, sempre aprendo e chiudendo la cassa toracica. Molto bene. Primo esercizio, alziamo le sopracciglia. Esercizio per alzare le sopracciglia, puntare il naso, aiuta a alzare il velo palatino. Sentiremo tirare anche un pochino qui dietro il collo. Allora, iniziamo ad alzare le sopracciglia, tutte e due, bene tese, 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 tese per 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Riposiamo la faccia, massaggiamo la faccia, massaggiamo la fronte. Mettiamoci in contatto con i muscoli del nostro viso, che noi muoviamo tantissimo senza rendercene conto. Bene, rifacciamo l'esercizio. 10 secondi sulle sopracciglia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Molto bene. Cerchiamo di fargli ridere gli occhi. Come fanno a ridere gli occhi? Come fanno a ridere gli occhi? Pensiamo di ridere. Non è che dobbiamo fare così, no. Dobbiamo pensare di aprirli, aprirli bene. Pensare di essere gioiosi. Ci viene spontaneo, abbastanza naturale. Se non ci viene spontaneo, dobbiamo pensare di aprirli pensando di farli uscire un pochino. In fuori le pupille. Così. Allora, adesso rifacciamo l'esercizio aggiungendo il naso puntato. Puntare il naso vuol dire premere leggermente qua, alla base del naso, come se volessimo allargare le narici. Questo è un esercizio che si usa tantissimo quando si imposta la voce e si mette in maschera, bisogna farlo per forza. Quindi, per quanto strano possa sembrare, impariamo a puntare il naso, come se fosse un laser puntato davanti. Pensiamo alla direzione del nostro naso, direzioniamolo e aiutiamoci tirando sulle sopracciglia. Quindi sulle sopracciglia, puntare il naso, 10 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilassiamo. Alziamo le sopracciglia, puntiamo il naso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilasciamo sempre alla fine. Non dobbiamo fare dei gran respiri, in teoria non dovremmo neanche rimanere in apnea in questi esercizi, però magari siamo tanto concentrati sui muscoli che rimaniamo un po' lì in sospensione. Quindi per evitare che si creino delle tensioni in un esercizio in cui invece dobbiamo toglierne, tra un esercizio e l'altro respiriamo sempre. Ancora una volta, alziamo le sopracciglia, puntiamo il naso. 1, 2, 3, 4, 5.
9, 10. Se sentite tirare qua dietro, è giusto, è così che deve essere. Adesso aggiungiamo un'altra cosa. Alziamo gli zigomi. È una smorfia un po' da clown. Così. Proviamo a farlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso sì che ci massaggiamo bene. La faccia. Dobbiamo sempre toccare le parti del corpo che facciamo lavorare. Così le identifichiamo non solo con le nostre sensazioni interne, ma anche con quelle esterne. Troviamo i punti che stiamo utilizzando. Ancora sugli zigomi. Dovete sentire proprio i muscoletti qua che si allenano. Guardate che non è mica una cosa facile, eh? Provate, cioè, sì, è facile, ma va allenata, d'accordo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, cercate di divertirvi a fare questi esercizi come se foste dei bambini. Non bisogna essere troppo seriosi quando si fanno queste cose, d'accordo? Adesso uniamo le cose. Anche se noi stiamo puntando a rendere autonoma questa parte della faccia rispetto a questa, in modo che il nostro mento, la mandibola, si possa aprire liberamente e le sopracciglia si alzino mentre la mandibola si apre, questo è un pochino il nostro obiettivo, riuscire a far muovere bene bene la bocca con i muscoli tutti intorno qua al mento, alla mandibola, e quindi ovviamente anche la gola che si è sciolta rispetto a questa parte alta della testa. Quindi per questo abbiamo allenato prima le sopracciglia, il naso, e poi abbiamo iniziato ad allenare gli zigomi e faremo il resto con la bocca durante i vocalizzi praticamente. Allora, cerchiamo quindi, cerchiamo di allenare tutti questi muscoli mettendoli anche insieme per vedere se riusciamo a farli funzionare. Quindi alziamo bene le sopracciglia, puntiamo il naso, alziamo gli zigomi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi consiglio anche di contare quando fate questo esercizio, perché contare ad alta voce è l'ultimo degli esercizi. Ci permette di muovere la bocca liberamente nonostante questa costrizione dell'esercizio. È proprio quello a cui stiamo puntando, muovere la bocca liberamente pur potendo lavorare con la faccia se ne abbiamo bisogno, perché qua e là durante l'esecuzione dei brani potremmo trovare difficoltà trovare necessario l'uso di uno di questi muscoletti per poter dare una mano alla nota, al velo palatino, e quindi fare più spazio durante la melodia. Molto importante poter intervenire anche mentre si canta, ma importantissimo è allenare questi muscoli per utilizzarli sempre. Allora, ripartiamo dalle sopracciglia. Alziamo le sopracciglia, puntiamo il naso, alziamo gli zigomi e contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molto bene. Allora, vi garantisco che all'inizio questi esercizi, che appaiono veramente buffi, in realtà sono impegnativi, perché bisogna riuscire a individuare questi muscoli nel viso e farli lavorare per bene, in scioltezza. Questo è l'obiettivo. Quindi, se la prima volta si fa un pochino di fatica, si prova tranquillamente, senza stressarsi. Questo è il consiglio che do sempre. Mai innervosirsi se un esercizio non viene, se non si riescono ad alzare entrambe le sopracciglia. Magari c'è chi ha questo tic, c'è chi non riesce proprio ad alzarle. Ci sono persone che non riescono subito ad alzare, non riescono proprio a lavorare con i muscoli del viso a comando. Quindi si tratta solo di guardare il video tante volte, di osservare attentamente i cantanti che eseguono brani semplici, ma brani anche molto difficili. Questo è importantissimo per vedere che cosa fanno,
e capire quanto la mimica facciale aiuti la qualità del suono. Perché una buona mimica facciale permette una buona articolazione del linguaggio, qualsiasi esso sia, italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese, qualsiasi lingua. Quindi una buona mimica facciale ci permette di imitare al meglio, diciamo, non, se un italiano sarà sempre italiano, non può diventare madrelingua di un'altra lingua, però si può imitare al meglio un'altra lingua e quindi riuscire a ottenere un suono migliore, perché la regola è che una buona pronuncia dà un buon canto e una buona pronuncia si ottiene con un'ottima articolazione del viso, dei risuonatori del nostro tratto vocale. Quindi lavorate tanto con questi muscoli, se avete domande scrivetemi e se avete bisogno di ulteriori esercizi su questo argomento ditemelo. Ciao e buon lavoro! Ciao ciao!